Sans. È un sabato mattina, il secondo da un sacco di tempo, anzi da sempre forse, in cui Luna è a casa. Beh, andiamo? Sì. Sei pronta a spararti queste 2 ore di statali? Con un mignolo rotto, molto bene. Vabbè, meglio un statale che sulle curve che devi continuare a cambiare le marce, eh. Beh, quello sì. Molto bene, partiamo. Mi sono tipo autofasciata al mignolo come se non ci fosse un domani. Perché ricordiamo cosa hai fatto? Perché l'ho pestato violentemente contro lo spigolo del letto. Quindi fans vi stanno dicendo: adesso ci spariamo 2 ore di statali fino al passo penice e poi giù a Bobbio. E da lì iniziamo a fare la Valtrebbia. Porca vacca, che dolore al mignolo quando metto la seconda. Sei una battaglia persa. Siamo qui con Heinz Vai Polizei. Ah sì. Molto bene. Vanno a mangiare la carbonara. Grazie, grazie. Ah, qua, aspetta. Hai visto? A parte che andavamo piano, tu l'avevi visto se eresti passata a cannone? Se l'hai passata a cannone. Dai, inizia ad esserci qualche collinetta. Sì, è un po' più bello qua. L'asfalto comunque è inguardabile. Abbastanza. Dovremmo essere fuori dalle grandi statali, adesso dovrebbe essere un po' più bello. Speriamo con meno autovelox. C'è la sagra della castagna. Non ti ricorda niente? Bei tempi. Tempi d'oro. Tempi di movida. Vacca pestata. Quello era vero. Guarda. C'è un altro lampeggiante gigante. Quello. Palle. No, è estenuante così, Sconsigliamo a tutti voi che ci state guardando questa strada di arrivare a Piacenza in autostrada e uscire direttamente a Piacenza. Esatto, perché questa strada delle statali è stata un aborto. Che sbatti comunque. No, no, al ritorno paghiamo, ma andiamo a 130. Quando sono venuto 3 anni fa che ho fatto sta strada non c'erano. Hai visto quanti progressi hanno fatto in questi anni? Ma è Varzi questo? Sì, questo è Varzi, è il paese che precede il passo del Penice, che come diciamo tutti quando mettono le foto è il tuo passo preferito. Sì, beh dai, vero. Anche se l'asfalto fa cavacca. E in teoria dovrebbe iniziare qua la salita del Penice. Molto bene, molto bene. Sì, no, occhio che l'asfalto è orribile. Porca puttana. Sì, proprio così. Guarda qua. Che merda. Occhio, orco cane. Porca. Bene, Franz, fino adesso la strada fa schifo, ci sono le buche, ci sono gli avvallamenti, c'è la sabbia. È un po' come fare motocross. Porca vacca, quando faccio i tornanti che mal di mignolo. Guarda anche qua, tutto bello crepato in dislivello. Ah, porca. Cos'hai fatto? E mica c'era una fossa della zorre. E l'hai presa in pieno. Sì. Oh, è bello qua. Sabbia. Porca vacca. Occhio. Porca di quella vacca. Anche qua. Mica c'è la sabbia pure. Cioè, ma guarda qua che roba. Ma quando l'hanno asfaltato l'ultima volta? Nel 42? Bene, primo obiettivo non cadere. Secondo obiettivo arrivare su interi. Dai, 2 chilometri siamo in cima. Bello. Occhio che c'è un sacco di sabbia. Io direi abbasso il passo penice e passo penoso. Siamo arrivati. Ti è piaciuto? No. Fuck. Abbastanza. Adesso facciamo pausa, ci scaldiamo e poi riprendiamo, sperando che in Valtrebbia l'asfalto eccetera sia messo un po' meglio, perché qua è veramente brutto. Faremo anche volare il drone. Adesso abbiamo fatto pausa, ci si è scaldati un attimo, riprendiamo la marcia dal passo penice, scendiamo verso Bobbio e andiamo a fare Valtrebbia. Sei pronta? Bello, guarda che nuvole belle. No, non piove, sono fiducioso. Da questo lato me la ricordo un po' meglio che dall'altro, eh. Bene, spero che
siamo un po' meglio. Beh, peggio difficile, al massimo se la giocano. Ecco, qua è franata ad esempio un pezzo. Molto 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 bene. Dai che è un po' divertente, su. Aspetta di essere giù in Valtrebbia. Quella sì che è divertente. Ma è bello l'asfalto? E in teoria io me lo ricordo bello. Porco cane, son decolao, ostie. Sì, un po' come andare in gondola. Su e giù. Su e giù, su e giù, su e giù. Porco cane. Porca vacca. Sono le crete senesi. Le crete piacentine. Porca vacca, porca vacca. Vedi, ho migliorato anche il mio linguaggio. Adesso dico porca vacca. Meglio, meglio, così non devo bippare ogni 5 secondi il video. Vuoi che ci superiamo un po' per fare video fighi con la 360 che è accesa? Fai la curva stretta, tu stringi, io allargo. Ah, là in fondo c'è un curvone, eh. In fondo curvone MotoGP. C'è anche il fotografo, mi sa. Vai, vai, stringila, stringila. Brava, che così facciamo dei video strafichi. Beh, dai, di qua c'è più divertente. Vai, vai. Stringila, stringila. Passo. Brava, artistico così. Bobbio. Bene, fa, siamo a Bobbio. Bello. Sì, è una cittadina medievale, carina. E qua inizia la Valtrebbia. Verso Genova. Verso Genova, sì. E a te che saluto. Chi devi salutare? Te. E perché? Perché così si vede nel video. Così, a caso, metà video, saluti. Vabbè, è una clip. Ah, ok. E questo qua è il fiume Trebbia. E qua, inizia qua? Sì. Bello. Eh sì, questa qua è la Valtrebbia, guarda lì. Wow. Superiamo il pullman. Che non credo sia semplice adesso, eh. Sì, ma guarda. Anche perché guarda come fa le curve. Molto molto bene. Guarda che colore ha il fiume. Oh, grazie. Bene, ci siamo sbarazzati del pullman, adesso possiamo un attimo divertirci forse. Guarda qua che slalom! Slalom prepotente! Ingarellamento! Divertentissima! Quanto è divertente! Mica tantissimo! Giù, grattata di saponetta! Ma va, non ce la fai mica! Qua gli entri in casa se vai lungo. Porca vacca! Vuoi andare davanti un po' tu? Sì. Segue! Lady KTM in testa! Lady KTM lunga! Stai attenta! Che inseguimento! Che bagarre! Ingarellamento! Non trovo lo spiraglio per passarti! E non ci riuscirai! Dai, potresti superarmi benissimo! Ma in realtà stai spingendo, eh! Non è che mi sto risparmiando! Sto risparmiando la moto, forse, quello sì! Non la tiro più come una volta! Non ci sono più le chiarate di una volta! Cos'è, l'asfalto da gara questo? Oh, occhio, occhio! Che qua, se vai lungo, arrivi diretta a farti il bagno! Che serpentone! Quanto è divertente la Valtrebbia! Un sacco! 10.000 statali, 10.000 autovelox per arrivare qua, comunque tutto bene! Ne vale la pena, dai! Facciamo un video racing! Video racing! Curvone! Ginocchio giù! Non si tocca ovviamente, perché bisogna tenere lì delle saponette, vado lunga! Sono andato più lungo di te! Giù nel popolino! E la passa! Adesso inseguiamo The Great Eros! Cioè, proprio modestia, spostati!
Raccontiamo un aneddoto per i fans. Le ho scritto una delle prime volte su Instagram mandandole il mio numero e dicendole: questo è il mio numero, fanne buon uso. Ovviamente quasi lo blocco. Ovviamente è andato da sua madre a dire: tutti io i casi umani, tutti io, perché? Mi c***o, mamma c***o, tutti a me i casi umani. E invece? E invece era solo una battuta la mia. Avevi preso margine, sto venendo a riprenderti. Attenzione, Eros non si vede più. È comunque ancora valido l'obiettivo numero uno, cioè di arrivare su interi. Rallenta, rallenta in paese. Mi sa che devo cambiare la batteria della 360, che sarà sicuramente scarica. Mi fermo qua? Sì. Ah, vomito. Allora, divertente? Sì, un botto. Ciao fans, siamo qua sulla Valtrebbia. E niente, molto divertente. Adesso, se non ci facciamo investire, proseguiamo. Vamos! Ah, grazie. Devo rallentare, amore. Ci ho fatto segno di rallentare. Ho visto, ho visto. C'è la pula da qualche parte qua imboscata. Eins, vai, polizei. Vado io in avanscoperta. Scoperta. Che sono più clementi con le donne di solito. Capisci, no? Gedesu. Corvone! E si riprende col serpentone? Sento il rumore di Eros nel coppino! Corvone! E che c'è? È una combo di traffico da tangenziale! Vuoi vedere che erano fermi? Stavano facendo il posto di blocco. Poi sono ripartiti. E adesso sono lì davanti. Per quello che non li trovavamo. Vabbè, possiamo far che fare inversione. Torniamo in tre. Riesci a girare qua per fare inversione? Are you ready? Let's go. Bene fans, i carabinieri davanti e l'essere quasi arrivati a Genova ci hanno fatto propendere insieme al cielo che si sta nuvolando in maniera non tanto simpatica per fare inversione e tornare indietro, anche perché in realtà il pezzo più bello della Valtrebbia è da Bobbio a Ottone, parte che abbiamo già ampiamente superato, quindi possiamo tornare verso casa. Ciao fans, siamo qui in Valtrebbia, abbiamo appena passato Ottone e ci stiamo divertendo un botto. Bellissima!